Adesso rilassati. Concentrati esclusivamente sul suono della mia voce e sulla profondità delle mie parole. Sono l'unica cosa che riecheggia nella stanza. Non esiste altro in questo momento. E quindi il tuo corpo si lascia andare, accompagnato da questa magica atmosfera. La tua mente comincia a placarsi perché la mia voce prende il posto di tutti i pensieri e tutto ad un tratto diventa più calmo, più tenue, come un giardino erboso illuminato dagli ultimi raggi del sole in un tramonto primaverile. E con questa immagine nella mente, i tuoi occhi si chiudono dolcemente, mentre il tuo corpo si distende e si lascia andare ancora di più. E con le mani sfiori il soffice materasso. Lo senti morbido e fresco, carezzato con la punta delle tue dita che scivolano lievi tra il lenzuolo ed il copriletto, mentre un candido odore di pulito raggiunge il tuo naso. Ed è come se ti trovassi in quel giardino erboso. È come se con le tue dita sfiorassi i fili d'erba che si piegano morbidi al tuo passaggio. È come se le tue narici assaporassero quell'odore di primavera, di freschezza, di leggerezza, mentre con lo sguardo ti perdi ad osservare una fontana, una scultura in pietra raffigurante una donna che trasporta un odore, dal quale sgorga dell'acqua che riempie una piccola vasca. E puoi sentire il dolce suono degli uccelli che girano svolazzando intorno alla fontana, abbeverandosi di tanto in tanto ed emettendo quel docile cinguettio che ti accompagna nel sonno. Ed un vento tiepido smuove i fili d'erba e le piccole piante. Un vento che trasporta un piccolo gruppo di semi avvolti in un batuffolo bianco. E lo vedi volteggiare nell'aria, tanto che la tua mente è come ipnotizzata. Viene trasportato dal vento che lo porta in alto ed in basso, a destra e a sinistra,
fino a quando non lo vedi cadere lentamente in un vortice ubriaco. E cade sempre di più verso quella fontana, così lentamente che la tua mente non può fare altro che osservarlo e lasciarsi andare, sempre di più, ad ogni numero che andrò ad elencare, sempre di più. Dieci, nove, otto, sempre più in basso, sette, sei, cinque, sempre più lento, quattro, tre, due, adesso quasi a contatto con l'acqua della fontana. Uno. Zero. Fino a cadere all'interno della fontana. E non appena toccata la superficie dell'acqua, qualcosa di magico accade. Tutto si ferma. Il vento, il movimento delle foglie e delle piante, anche il riverbero del sole si blocca all'istante. Tutto rimane immobile e completamente fermo, come se un sortilegio avesse bloccato tutti gli orologi. Questo tempo è completamente tuo, completamente a tua disposizione. Ed anche l'acqua della fontana si è fermata. Adesso è come se si arrampicasse su una fune invisibile per raggiungere l'interno di quell'otre. E l'acqua che riempie la vasca riflette sempre gli stessi raggi solari. E proprio in questo luogo di pace e di gioia ti lasci andare, consapevole che anche tutto il mondo esterno si è arrestato. Puoi veramente concentrarti su di te, sul tuo respiro, sulle tue sensazioni,
e non esistono emozioni giuste o sbagliate. Non esistono sensazioni belle o meno belle. Esistono solo le tue percezioni, che sono le più corrette per te in questo preciso momento. E cominci a respirare profondamente in questa oasi di calma e serenità. L'aria entra e riempie i tuoi polmoni, permettendoti di rilassare tutti i tuoi organi dall'interno. E più nuova aria entra all'interno del tuo corpo, più senti fluire all'interno un senso di leggerezza. Il tuo corpo è sottile, è leggero, talmente leggero che ti sembra di fluttuare nell'aria. E riesci a sollevarti da terra, a volare su quell'erba morbida, e gli alberi sembrano osservarti immobile, così come i piccoli arbusti che adesso giacciono sotto di te. E proprio volteggiando, fluttui sopra quella fontana. Riesci a vedere adesso l'apertura di quell'otre, dalla quale sgorga quell'acqua così cristallina. E nell'osservare attentamente, noti in effetti un piccolo, minuscolo movimento dell'acqua che fuoriesce dalla fontana. E grazie a questo comprendi che il tempo non si è completamente fermato, ma semplicemente scorre lento. Talmente lento che il movimento appare quasi impercettibile. E poi sorvoli fiumi, vallate, piccole colline, mentre sotto di te la vegetazione oscilla così lentamente da apparire immobile. E continui a respirare liberamente e profondamente. E ad ogni respiro continui a salire verso l'alto, sempre più in alto, fino ad osservare l'intero paesaggio da un punto altissimo. Riesci quasi a vedere il termine del fiume,
quasi ad osservare la fine della vallata e l'inizio della foresta. E continui ad osservare il paesaggio fino a quando non sali oltre le nuvole. E da qui adesso un manto bianco si stende sotto i tuoi piedi. Quasi ti viene voglia di sdraiarti su questo letto d'ovatta. Ti viene voglia di addormentarti e di restare lì. Ma continui a salire, sempre più in alto, fino a quando anche i raggi del sole cominciano a perdere potenza. Il cielo si colora di un blu tenue, poi più intenso, fino a rivelare tutte le sue stelle. In una visione di un lembo di velluto, cosparso di diamanti scintillanti, che si aprono davanti ai tuoi occhi. E tutto è immobile. Tutto è fermo. E ti volti ad osservare il pianeta Terra da lontano. Un pianeta colorato di azzurro, di verde e marroncino chiaro. E poi ti allontani sempre più velocemente. Riesci a vedere tutto il sistema solare. Tutti i pianeti che si raggruppano in galassie e si perdono nell'infinito. Così tanti pianeti, così tanti e infiniti luoghi. E ti lasci andare. Adesso non vedi più nulla. Percepisci solo una sensazione di leggerezza, di brivido primaverile che ti sostiene. E così ti lasci andare. Ti lasci cadere e cedi a quella forza di attrazione che ti richiama sulla terra. E senza pensarci, ti lasci planare. Ti abbandoni come un uccello che si abbandona al vento.
come una nave che si affida alle correnti. Come una foglia che si adagia sul fiume. E continui a planare dolcemente. Dieci. Nove. Otto. Planando sempre più lentamente. Sette. Sei. Cinque. Ancora più lentamente. Quattro. Tre. Due. Riesci a vedere nuovamente quel tappeto di erba morbida. Uno. Zero. Fino a toccare completamente il suolo. E adesso il tuo corpo è comodamente adagiato sull'erba. Non c'è nulla da fare. Nulla da dire in questo momento. Se non rilassarsi completamente. E ancora con la tua mano provi a accarezzare l'erba. I fili sotto i polpastrelli. E continui così. Fino a quando la tua mano non cede alla tentazione del sonno. In un sonno davvero profondo. Davvero ipnotico, dove tutto intorno a te resta immobile e fermo, almeno fino a domani.